conosce queste radici? Fin dal Medioevo usate a scopo alimentare e medicinale, ricche di vitamina C. Oggi parliamo della acetosella, una pianta selvatica che cresce su tutto il territorio centro-sud italiano, comunemente chiamata come trifoglio giallo o trifoglio dormiente. In erboristeria le foglie e radici di acetosella vengono usate in decotti per il loro potere rinfrescante, diuretico, astringente e antiscorbuto. Il succo delle foglie centrifugate è utile per bruciori di stomaco e ulcere. Nella medicina popolare viene spesso utilizzata l'intera parte fuori terra, raccolti in primavera da aprile a maggio, mentre i rizomi, come regolati in tutte le edizioni della farmacopea, in autunno all'inizio della primavera. Tutte le parti della pianta contengono una grande quantità di calcio. Con le foglie e fiori si possono fare ottime infusioni. Ma noi oggi ci vogliamo occupare prevalentemente delle radici, perché usate nella medicina scientifica a scopi medici. Scaviamo circa 20 cm di profondità, estraiamo le radici e mettiamole a bagno per tutta la notte in una bacinella ricca di acqua. Il giorno dopo scoliamo ed esse sono pronte sia per gustare così oppure per farne insalata. Io ne mangio al massimo 3 al giorno, non di più. Il sapore è dolciastro, ottimo. Anche nell'insalata è appropriata, per poi condire a piacimento. Le radici sono ricche di tannini, contengono acidi organici, caffeina, e sono ricche di ferro. A scala industriale, oggigiorno, questa pianta viene usata per creare un ottimo sbiancante. Una volta veniva utilizzata per pulire oggetti di cuoio, macchie di inchiostro e ruggine. Fate voi stessi la prova. Ciao!